Cari ascoltatori e ascoltatrici, buonasera e buon anno 2014. Qui Domenico Maria Mascolo dell'associazione Agorà, insieme con me ci sono Paghi Caruso, anno. Vincenzo Galasso. Buonasera a tutti. Vincenzo Galasso ci saluta. Buonasera a tutti e buon anno ai nostri visitatori e ascoltatori. La parte tecnica Peppino Giordano, insieme a Piero Vocale, Nazzaro Cruciano, Vincenzo Giagnorio e come pubblico non pagante Anna Concetta Giornetta e Concetta De Luca. Eccoci qua, siamo qui pronti per fare questo programma, questo speciale organizzato dall'associazione Agorà tramite il sito di notizie sannicandro.org per raccontarvi proprio un anno di notizie. Un anno di notizie che noi siamo andati anche a rappresentare e a diciamo scrivervi in questo piccolo giornale che vedrete, che diciamo distribuiremo e potrete acquistare con una modica somma, una modica cifra di 2 euro domenica mattina in piazza 4 novembre con un contributo. Certo, se ci volete dare un contributo maggiore è ben accetto. Questo giornaletto diciamo è frutto di un anno di notizie estratto dal nostro sito sannicandro.org, che da 5 anni, come ben sapete, è il punto nevralgico per quello che riguarda la cronaca, gli eventi, gli spettacoli della nostra cittadina. E scusate la voce, come potete ben intuire, purtroppo le vacanze di Natale non mi hanno risparmiato. E la trasmissione che oggi andiamo a fare praticamente è illustrarvi un po' a grandi linee quello che c'è scritto in questo nostro piccolo giornale e andare a ripercorrere praticamente il 2013 tenendo presente tutte le notizie principali. Insieme a me quindi mi daranno una mano anche per via della mia voce Paghi Caruso e Vincenzo Galasso. Anzi, lascio proprio la parola a Vincenzo Galasso, che ci andrà a raccontare della cronaca. Ma prima ancora di passare la parola a Vincenzo Galasso, un breve stacco musicale con Frank Sinatra, The Best Is Yet To Come.
seguiteci in diretta in onda FM su 100.9 e su www.sannicandro.tv per quello che riguarda lo streaming TV e su www.sannicandro.org per quello che riguarda lo streaming radio. Come dicevo prima, dopo aver ascoltato questo bellissimo pezzo della tradizione di Frank Sinatra, andiamo a vedere quello che è successo nel 2013 e credo sia giusto iniziare con, diciamo, gli argomenti principali, che sono proprio quelli di cronaca. A farci un breve spunto ci sarà il nostro Vincenzo Galasso. Sì, buonasera a tutti, intanto porgo gli auguri di buon anno da parte mia e della redazione sia di Onda Radio che di Agora. Come diceva Domenico, inizierò un po' a raccontarvi quello che sono gli episodi maggiori che riguardano la cronaca avvenuti quest'anno. E sicuramente, insomma, l'anno si apre con un episodio di una rapina effettuata a una banca in città. Siamo ai primi di febbraio, però tuttavia, insomma, i ladri riescono a portare via un bottino abbastanza magro, per fortuna non ci sono feriti. Successivamente viene una notizia da parte della Corte di Assise di Foggia che dà delle condanne, dalla condanna per l'omicidio avvenuto lo scorso 18 ottobre 2012, quando Massimo Di Pardo è stato ucciso davanti al suo garage. In questo caso la Corte di Assise di Foggia ha condannato Leonardo De Angelis a 22 anni di reclusione. Sì, un importante fatto di cronaca questo. Sì, un importante fatto di cronaca che la famiglia più volte ha detto di essere soddisfatta per i risultati ottenuti dalla Corte. Ovviamente la famiglia di Par. Sì, ovviamente sì. Poi ancora un fatto di cronaca. Sì, un fatto di cronaca che questa volta va a coinvolgere un impresario di pompe funebri che è stato vittima di un'estorsione, diciamo, una tentata estorsione da parte di uno sconosciuto che gli aveva già effettuato dei danni all'automobile e gli aveva lasciato un messaggio dove chiedeva dei soldi in cambio, altrimenti avrebbe... Il cosiddetto cavallo di Troia. Esatto, il cavallo di Troia, che grazie alla... riusciti a smascherare con un'abile trappola. Certo. Tornando sempre poi alle sentenze, c'è la sentenza del Blitz Cassa Veloce che c'è stato il 26 giugno 2012 con diverse condanne anche abbastanza pesanti. Si parla su 8, i più pesanti vanno sugli 8 anni, per poi man mano scendere fino a uno del gruppo che è stato assolto. Per maggiori dettagli potete sempre consultare il nostro giornale in vendita. Sì, Vincenzo, vero. Io vorrei sottolineare anche l'azione, l'attività del Comando dei Carabinieri di San Nicandro che ha reso possibile tutto questo. Praticamente nel mese di aprile ha avuto un'attività molto intensa e ha contribuito molto a far sì che si siano state, diciamo, sgominate queste, diciamo, la microcriminalità locale. Certo. E vabbè, poi andiamo avanti, praticamente non andiamo a vedere tutti i fatti di cronaca mese per mese perché sono sapientemente esplicati all'interno del nostro diciamo giornale, che potrete trovare domenica 5 gennaio in piazza 4 novembre sotto il gazebo allestito dalla nostra associazione Agora, insieme con la musica messa da Onda Radio, da DJ di Onda Radio. E andiamo avanti, per esempio ci sono stati altri fatti di cronaca importanti per quello che riguardano gli incidenti, oppure un incidente importante che è stato fatto all'estero, a Corfù, dove un ragazzo sannicandrese è stato investito, per fortuna nostra, tra l'altro anche che noi conosciamo bene, Matteo Villani.
per fortuna nostra, per fortuna sua, della sua famiglia, il ragazzo si sta bene, adesso ha ripreso a camminare, riprenderà a giocare anche a calcio. Lui è un perno della squadra del San Nicandro, la Unione, e Gargano Calcio. Poi possiamo ricordare il 19 agosto la scomparsa di Pinjaiul. Una scomparsa che ha segnato un po' il paese, perché c'era proprio l'intera città allarmata che stava cercando di trovare Angelo Tricarico, detto Pinjaiul, insieme all'attività della protezione civile, ma coordinati dai carabinieri, con la Croce Rossa, con il corpo forestale, con i vigili, con la presenza del sindaco, che in tutte le uscite ha accompagnato i volontari e le forze dell'ordine in giro per il paese, proprio nel tentativo di cercare. C'è anche stato l'aiuto del soccorso dei vigili del fuoco, con il nucleo archispeleo fluviale, spero l'ho detto bene, che si sono calati nei pozzi alla ricerca di eventuali tracce, che però non hanno dato risultati. Sì, ad oggi resta scomparso Angelo Pingiaio, detto Pingiaio, Angelo Tricarico. Possiamo anche, molto importante il rapporto che abbiamo avuto con il Corpo Forestale dello Stato, che è riuscito in quest'anno a sgominare molti, diciamo, reati dai più vari. Comunque potete andare a leggere soprattutto i furti di legna, furti di legname, bracconaggio, insomma anche il Corpo Forestale. C'è da dire anche che proprio in merito alla scomparsa di Angelo Tricarico, sulle ricerche che sono state fatte nella zona di San Nicandro, nelle zone limitrofe, la forestale ha potuto trovare due importanti piantagioni di marijuana e sequestrarle tutte. Sì, un'altra cosa importante secondo me da sottolineare è il trasferimento di Domenico Seccia dalla procura di Lucera alla procura di Fermo. Importante perché Seccia è stato uno, diciamo, dei procuratori che più hanno contribuito alla lotta contro la mafia garganica, e anche con pubblicazioni di libri molto importanti, tipo la mafia garganica e tutto il resto, insomma. Non mi ricordo il titolo del libro, ragazzi. La mafia è innominabile, scusate. Ed è molto importante perché Seccia, insomma, avrebbe potuto dare ancora di più forza alle tutte, diciamo, quelle indagini che hanno portato in questi tempi alla cattura di molti mafiosi garganici. Penso che non ci siano, cioè ci sono altre notizie rilevanti sicuramente per quello che riguarda la cronaca. Vi invitiamo a leggerle direttamente sul nostro libro, e adesso passiamo alla musica con One Day di Asaf Avidan. Thank you.
aspettava nessuno alla fine del 2012, ma il 2013 ha visto una svolta importante perché ci sono state le elezioni politiche. Le elezioni politiche che sono state, diciamo, importanti anche per il nostro sito, perché grazie anche a quel periodo elettorale abbiamo totalizzato veramente un gran numero di visite, proprio perché siamo riusciti, a detta di altro ovviamente, non è un autoincensarsi, vero ragazzi, ad essere imparziali, a raccontare in maniera, diciamo, sì, proprio imparziale, tutte le vicende che hanno caratterizzato questo periodo di campagna elettorale e successivamente la vittoria elettorale da parte del centrodestra con il sindaco Gualano. Anche perché all'interno del nostro sito vediamo che abbiamo sia rappresentate forze politiche di ogni genere, per esempio fanno parte dello staff della nostra associazione Vincenzo Giagnolo, che è un consigliere comunale di centrodestra, e Matteo Vocale, che è un consigliere comunale del Partito Democratico, quindi all'opposizione. E a parte questo breve cappello, andiamo a raccontarvi la cronaca di questa tornata elettorale, che è stata molto avvincente ma molto corretta, c'è da dire. Eh sì, Domenico, come dicevi tu, 2013 è stato l'anno del nuovo sindaco per San Nicandro. È stata una campagna elettorale non molto accesa come quelle del passato, e proprio sì, a causa per fortuna, del... proprio per il fatto che comunque ci siamo trovati anche amici a scontrarci politicamente, sempre però con rispetto delle idee reciproche. Sì, ovviamente sì. Purtroppo per noi in gennaio è arrivata la notifica del presidente del decreto del Presidente della Repubblica, con il quale si decretava appunto che il Consiglio Comunale della nostra città era dichiarato definitivamente sciolto. Sì, e il dissesto finanziario, soprattutto, perché è il dissesto finanziario in seguito alle dimissioni del sindaco centrista Vincenzo Monte. E con la dichiarazione di dissesto, appunto, per la prima volta la nostra città non ha più un politico negli organi istituzionali. Sì. E la gestione passa in mano al commissario prefettizio, il dottor Cappetta, che è affiancato da 3 giudici liquidatori. E 3 commissari liquidatori, esatto. E il commissario sancisce la data, fine gennaio, delle nuove elezioni, e San Nicandro potrà avere nuovamente un nuovo sindaco dal 26-27 maggio del 2000. Poi con il ballottaggio si è arrivati con fino il ballottaggio, sì, ricordiamo che siamo arrivati al 10 giugno. E la bagarre comincia subito con i vari candidati, e si delineano quasi subito le diverse coalizioni politiche. Vediamo. Sì, molto bello è stato, prima ancora che iniziasse la bagarre politica con i veri candidati sindaci, il Toto nome dei candidati sindaci, si erano fatti dei nomi anche assurdi certe volte. Sì, sì. Però alla fine i 4 candidati sindaci sono stati che era quello, diciamo, in pole position, che poi è risultato. Sono stati gli uomini cosiddetti di punta di ogni coalizione, di ogni schieramento. E tra i moderati di centro ricordiamo Mario Lucio Giordano, nella coalizione invece di centrodestra l'attuale sindaco, che poi ha vinto le elezioni, l'avvocato Gualano. La sinistra schiera compatta invece Mario D'Ambrosio, e per la prima volta qui a San Nicandro abbiamo una candidata a sindaco e schierata in un movimento nuovo, i 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle, che c'è da dire, alle scorse elezioni era riuscito ad arrivare a 1500 voti, se sì, non sbaglio. Sì, sì, vero, il vero. Primo partito della città è stato. Esatto. Poi che però, diciamo, durante le elezioni a sindaco, dove il candidato tira molto, abbiamo visto che ha avuto una debacle abbastanza importante, arrivando a 300. Esatto, solo 347 voti per Maria Luisa Faro.
Invece molto importante, insomma, è stata la scelta da parte del centro-sinistra di candidare Mario D'Ambrosio diciamo a sorpresa, perché non era preventivata all'inizio la sua candidatura, attraverso la quale poi il centro-sinistra è riuscito ad arrivare anche al ballottaggio, esatto, con solo 40 voti di scarto rispetto nei confronti di Giordano della coalizione dei centristi. Sì, 4.000 voti, per citare i voti, il numero di voti, 4.033 voti, pari al 42% ottenuti da Gualano, mentre D'Ambrosio del centro-sinistra si ferma a 2.665, pari al 27,5%. Mentre per quanto riguarda le preferenze generali dei partiti, troviamo la lista di Gualano, oppure voi, al 15,4%, secondo il PDL 13,5%, il PD ottiene il 13% e l'Udeur il 9,3%. Sì, dobbiamo anche, diciamo, sottolineare che nonostante l'esito delle elezioni, il Consiglio Comunale è stato rinnovato in maniera abbastanza corposa, l'età media si è abbassata in maniera molto rilevante. C'è anche la quota femminile all'interno del Consiglio. Sì, ovviamente la quota, bisogna ricordare che quest'anno per la prima volta si è votato con la doppia preferenza uomo-donna, che ha dato la possibilità a molte più ragazze e signore di entrare all'interno del Consiglio Comunale, e ha dato la possibilità anche a molte, diciamo, ragazze di diventare assessori. Esatto. Tant'è vero che abbiamo Lorena Di Salvia e Costanza Di Viesti, che entrano a far parte della squadra di governo del sindaco Gualano, e l'assessore Nicandro Vigilante. Tutti i nomi citati ovviamente sono persone molto una cosa giovane. Che volevo puntualizzare, certo, comunque, che nonostante, insomma, c'erano questa doppia possibilità di preferenze, c'erano tutti questi amici qui, diciamo così, candidati, l'affluenza comunque alle urne non è stata molto elevata. Parlava del 60% circa, quindi comunque non il cittadino ormai è un po' sfiduciato ad andare a votare. Questo lo vediamo, vista, diciamo, anche la situazione che c'è ormai in Italia e nel mondo, questa crisi economica che sta attanagliando. Sì, lo vediamo dal dato nazionale. Penso che l'ultima diciamo notizia per quello che riguarda la politica è che di pochi giorni fa c'è stato l'esito positivo del riconteggio da parte del TAR, che ha visto l'entrata in Consiglio Comunale di Emanuele Pettellino al posto di Michele Cursio, quindi San Nicandro 2.0 entrerà a far parte del Consiglio Comunale. Detto questo, possiamo andare avanti con un'altra canzone e poi passare alle altre, diciamo, parti della nostra rivista. Adesso è l'ora di Molto Calmo di Neffa. Ti abbiamo offeso e deriso e truccato da politicante, da agitatore sindacale, da illusionista impegnato a mescolare il sacro col profano. Buone feste, Onda Radio.
Rieccota in FM su 100.9 Onda Radio e in diretta streaming su www.sannicandro.tv e in diretta streaming web radio su www.sannicandro.org. Siamo qui io, Domenico Maria Mascolo, con Vincenzo Calasso e Paghi Caruso e andiamo a ripercorrere insieme un anno di notizie e andiamo a parlare di sociale per quello che riguarda le nostre associazioni di volontariato e onlus che sono sul territorio, quello che è successo, quello che hanno fatto durante quest'anno, e poi andremo a parlare di ambiente e territorio. Sì, prima di iniziare a parlare del sociale volevo ringraziare il commento di Antonio Pacilli per il pellegrino. Grande Antonio. Vabbè, continuiamo a parlare di notizie e andiamo con il sociale. Perché quest'anno, nonostante, come detto prima, insomma, la crisi che c'è, che è evidente, comunque sono nate diverse associazioni con scopi diversi tra loro e che ovviamente aiutano il paese a crescere anche da proprio un punto di vista sociale. Tra quelle nate c'è l'Asso Epilessia di Anna Rendina e Diana Massari, che, come si capisce dal nome, hanno lo scopo di aiutare coloro che soffrono di queste malattia, sì, queste malattie specifiche sono proprio quelle dell'epilessia o le malattie oncologiche. Poi possiamo andare avanti, c'è anche Donne Insieme, che nate proprio per la difesa delle donne, visto che sono scoppiati i casi di femminicidio in Italia, sembra anche giusto che ci siano associazioni che vanno a difendere i loro diritti. Certo, perché ovviamente purtroppo è una piaga sociale quello che succede, vediamo quotidianamente nei confronti delle donne, ed è molto importante che ci siano delle associazioni di categoria che vadano a denunciare quotidianamente quello che purtroppo accade nei confronti del gentil sesso. Andando avanti, sono nate anche altre associazioni, per esempio c'è stata la presentazione dell'associazione Ultimi con Don Aniello Manganiello, parroco antica morra di Scampia, oppure il Lions Club intitolato ad Enzo Manduzio ha donato un defibrillatore al nostro comune, insieme ai ragazzi di Un Medico in Famiglia, Annuccia e Emiliano di un Medico in Famiglia. Poi vi sono state altre, diciamo, importanti iniziative da parte di altre associazioni, non per autovantarci, il convegno che abbiamo presentato qualche giorno fa in occasione della fine dell'anno, in occasione delle 500.000 visite del nostro sito Agora, la calata di Babbo Natale dalla torre di Torre Mileto, l'opera dell'Argod, ricordiamo che... Sì, Penelope e Argod insieme. Poi vi sono state ancora tante cose importanti. Un'altra cosa molto importante è stata... Sì, è stato l'invito che ha ricevuto Dino Di Tullio, segretario nazionale del sindacato Sfida, all'Assemblea Generale dell'ONU, che c'è stata il 23 settembre a New York, in occasione dell'apertura dei lavori sulla disabilità. E volevo anche sottolineare il lavoro che svolge a San Nicandro l'associazione Michele Di Salvia, nata ormai da qualche anno, che è sempre pronta ad affrontare le tante dinamiche riguardanti la sicurezza stradale. Molto importante è stata la rinascita della nostra sede attuale di Onda Radio, redazione di San Nicandro Garganico. Insomma, è stato un momento di grande partecipazione quello della rinascita di questa gloriosa radio, ed è giusto che San Nicandro abbia la propria radio in FM, e ne approfittiamo per ringraziarli per averci invitati stasera. Per quello che riguarda invece il territorio e l'ambiente, molto importante è stata sicuramente l'inizio della raccolta differenziata, vero Paco? Esatto, Domenico. È iniziato il servizio di raccolta porta a porta ed è stato un grande cambiamento per la città, per le case dei sannicandresi. All'inizio nella raccolta differenziata non tutti ci credevano, sembrava che non dovesse partire regolarmente. La gente era un po' scettica, un po' smarrita davanti a queste pattumelle colorate, ma fortunatamente tutto è iniziato. Sì, è andato nel migliore dei modi, abbastanza. Ovviamente ci sono dei problemi strutturali.
derivati anche dalla cattiva gestione probabilmente da parte della Tecnoservice, ma questo è un altro discorso, è stato affrontato anche nel convegno, nel dibattito politico che è stato fatto pochi giorni fa. Però molto bella è stata anche quella cronistoria che mettiamo sul nostro sito, proprio sì, riguardando, avendo come protagonisti le pattumelle. Le pattumelle sono diventate argomento di discussione, vero Vincenzo? Sì, qui a San Nicandro. Una volta le vecchiette parlavano cosa cucini a pranzo, invece oggi dicono cosa mettiamo fuori, quale bidone. Era storia vera. Poi molto divertente è stato anche il siparietto che abbiamo organizzato con l'assessore vigilante, Nico Vigilante, proprio per promuovere la raccolta differenziata. C'è da dire che la Tecnoservice comunque è stata, ha avuto molte lacune nel introdurre la raccolta differenziata, e sempre non per autovantarci, grazie ai portali di informazioni come il nostro, la nostra associazione, sì, i nostri cittadini hanno ricevuto il nostro calendario di raccolta settimanale nella zona A e zona B, affinché sapessero cosa dovevano mettere fuori nelle battumelle. Volevo specificare che comunque la cittadinanza ha risposto molto bene a questa nuova moda, che poi è un obbligo effettivamente, perché se non partiva la raccolta differenziata, poi saremmo andati incontro a un'ecotassa che a fronte del comune, che era di diversi milioni. Sì, probabilmente la pagheremo lo stesso, però comunque vada, diciamo, è un bel vizio che i sannicandresi hanno preso, quella della raccolta differenziata, che secondo i dati di novembre, quindi dopo due mesi, anche forse meno, dall'inizio della raccolta porta a porta, abbiamo raggiunto il 40%, che scusate, non è poco. Sì, vero. Allora possiamo andare avanti con un momento musicale e poi ritorneremo a parlare di sport, spettacolo e cultura. Adesso c'è la canzone, la bellissima canzone dei Modà, Non è mai abbastanza. He is one of the many surrogates, you could say. Wale, excuse me, got my artist mixed up. Either way, we've seen a lot of artists, we've seen a lot of surrogates out on the campaign trail.
Eccoci in diretta streaming su www.sannicandro.tv, in diretta streaming radio su www.sannicandro.org e in onde medie FM sulla frequenza 100.9 onda radio redazione San Nicandro Garganico. Qui Domenico Maria Mascolo e andremo a parlare dello sport per quello che riguarda un anno di notizie dell'opuscolo redatto dall'associazione Agorà che gestisce il sito sannicandro.org. Qui in studio è arrivato Beppe Bergomi. Ciao a tutti amici. Ciao Beppe, allora com'è stato commentare le partite del Gargano Calcio? È davvero un'esperienza unica, le partite del Gargano Calcio. Mi sono avvicinato al mondo dello sport come non mai. Ovviamente l'imitazione del nostro Vincenzo Calasso, che da quando siamo andati a commentare le partite proprio del Gargano Calcio piuttosto che della Sport San Nicandro e della terza categoria, insomma, l'hanno rinominato Beppe Bergomi. I nostri due si divertono un bel po' nelle telecroniche, vero President Piero, vero? sì, ci divertiamo veramente tanto a fare questo servizio alla cittadinanza e ci congeliamo anche tanto, perché effettivamente si è al campo comunale di San Nicandro, San Giacomo, come nessuno sapeva che si chiamava San Giacomo, adesso tutti quanti sanno che il campo comunale si chiama San Giacomo. Il freddo è intenso, ma la passione è tanta e quindi ci fa andare avanti gratuitamente con l'aiuto di alcuni sponsor per trasmettere in diretta, diciamo, le partite dei ragazzi, che così hanno una vetrina importante sia per loro che per lo sport in generale a San Nicandro. Per quello che riguarda lo sport, cosa dobbiamo dire, Vincenzo, Beppe Bergomi? Da quando iniziamo a fare quindi lo streaming delle partite, sicuramente siamo un po' più informati sullo sport. Volevo ringraziare anche le varie società che comunque collaborano sempre con noi nel darci le formazioni, poi nell'intervista, insomma, anche il pubblico sugli spalti c'è molto aiuto, perché quando magari qualcosa ci sfugge sono molto bravi e puntuali a segnalarcelo, quindi questo sia anche una vittoria per noi e per San Nicandro. Molto importante è stata anche la chiamata in diretta per Nazario Cruciano, il nostro zarino nazionale, campione d'Italia. No, Nazario, il nostro Nazario è fotografo, Zarino il carrozziere, campione d'Italia per la sua categoria MM65, se non vado errato, o MM63, per quello che riguarda la 65, mi dicono dalla regia, sapientemente orchestrata da Peppino Giordano e Piero Vocale, diciamo che è stato molto importante anche per lui questa chiamata su Rai Sport 1. Insomma, ci deve rendere orgogliosi, perché ne abbiamo di talenti. Oltre a Nazario Cruciano abbiamo i fratelli Perna, che giocano, diciamo, nelle squadre di calcio a livelli ormai professionistici, come Murano, Michael Murano, che gioca, che è praticamente il secondo portiere del Padova, piuttosto che il nostro Yassin Nazzi, Giovanni D'Angelo, che sono tesserati per il Club Atletico San Nicandrese e che sono riusciti a far meglio rispetto all'anno precedente e sono riusciti a agguantare la medaglia d'argento per quello che riguarda la finale nazionale del Cross Junior. Vogliamo ricordare che lo sport a San Nicandro non è solo atletica e calcio, ma vi sono anche delle altre realtà minori, purtroppo, ma che hanno voglia e forse la forza anche per progredire, che sono quelle della volley e, non ultimo, anche qui non per autovantarci, il gruppo che si è stato costituito ultimamente di basket, in cui io e Piero e da gennaio anche Nazario Cruciano, il nostro, facciamo parte e ci dilettiamo a giocare a basket una volta a settimana in palestra. Sì, sperando che questi sport, che in Italia sono messi in secondo posto, perché lo sport italiano è il calcio, però insomma, dicevo, sperando che questi sport possano crescere, possano attirare persone e quindi poi eventi successivi per ingrandirsi, per far conoscere anche San Nicandro, non solo dal punto di vista della podistica, che comunque siamo forti, ma anche dal punto di vista di altri sport. Eh sì, proprio la podistica San Nicandro è stata una delle più importanti quest'anno,
e sono state numerose le presenze alla prima edizione della maratona del Parco Nazionale del Gargano, organizzata proprio dalla podistica sannicandrese, che ha visto vincitore il pluricampione nazionale Rodolfo Guastamacchia. Sì, a cui abbiamo fatto anche una bellissima intervista subito dopo la vittoria, sì, che potete andare a rivedere sicuramente sul sito www.sannicandro.tv. Allora, per quello che riguarda lo sport, penso che abbiamo detto sì, tutto. Sì, vi rimandiamo alla lettura della nostra rivista. Adesso un altro brano musicale con Stevie Wonder, Master Blaster. Eccoci in diretta in onde medie FM 100.9 Onda Radio, e adesso andremo a andare, diciamo, a dare un'occhiata a quello che sono stati gli eventi, lo spettacolo della nostra cittadina e poi i nostri talenti in musica ed in teatro. Eh sì, Domenico, perché il 2013 è stato l'anno della riapertura del nostro Cine Teatro Italia, ed è stato l'anno della scoperta e riscoperta di molti talenti locali, molti talenti sannicandresi. Nonostante il dissesto, il cinema è riuscito a riaprire e c'è stato il ritorno della stagione teatrale, c'è stato un enorme sforzo organizzativo da parte degli organizzatori e gestori del cinema, che ne approfittiamo per salutare. È ripartita, dicevamo, la stagione teatrale con degli spettacoli molto importanti e seguiti dai sannicandresi. Sì, abbastanza seguiti, o per esempio quello fatto da Teresa Lallo piuttosto che quello fatto da Michele Lallo, pure con il cognato, sì, di Michele. Poi ci sono e hanno avuto anche il tutto esaurito, c'è da dire. Quindi, insomma, Sannicandro piace andare al cinema, sannicandresi piace divertirsi con questi spettacoli. Poi tra spettacoli ci sono anche quelli dell'associazione teatrale Tutti Scena, l'associazione Dietro le Quinte, che hanno fatto e faranno lunghi altri spettacoli prossimamente, che sì, potremmo, per chi interessa, può seguirli anche
le date degli eventi sul nostro portale. E poi sempre la classica rivista goliardica che è stata, diciamo, messa in onda, è andata in onda il 29 e 30 di dicembre quest'anno, con il nostro Matteo Ciavarella, che è stato principe, che ha succeduto, è successo il mio successore praticamente. E praticamente questo per riattaccarci al discorso, che il su www.sannicandro.tv vedremo diciamo tutta la rivista goliardica, come quella del 2012, anche quella del 2013 in esclusiva. Per quello che riguarda i talenti, non possiamo che non soffermarci sulla nostra amata attrice comica Teresa Lallo. Eh sì, Domenico, lei ha incantato più volte il pubblico del nostro cinema, il Cinema Teatro Italia, con le sue gang, le sue rappresentazioni, e ha confermato le sue ottime doti di attrice, di istrione del palcoscenico. Sempre per restare per quello che riguarda poi il teatro, non possiamo che non citare il mio carissimo amico Gabriele Granito. 2013 è stato proprio il suo anno, non possiamo dire altro, perché lui è riuscito ad avere dei ruoli importanti, come quello di Romeo al Globe Theater sotto la regia di Gigi Proietti, ed è stato anche insignito da uno dei siti più importanti d'Italia come migliore attore protagonista, ed è veramente, ci fa veramente orgoglio Gabriele, perché è veramente molto molto bravo. Esatto, e lo salutiamo. Certo. Ricordiamo invece che Gabriele l'anno scorso ha partecipato con noi alla trasmissione. Sì, è vero. Due anni fa ha partecipato con noi, e noi come Sannicandro.tv andremo a trasmettere in diretta web la fortunata serie web che ha scritto e diretto, che è proprio Lasciati Baciare, che adesso sta impazzando proprio su YouTube. Esatto. Per quello che riguarda invece la musica, dobbiamo citare il nostro amico Gixo, quel matto di Gixo. Beh, il mazzo era riferito alla canzone, dai. Diciamo che era riferito alla canzone. Eh sì, è stato uno dei brani più ascoltati e più importanti del nostro Gixo al secolo Luigi D'Enrico. Sì. Uno dei ragazzi, dei talenti musicali sannicandresi. Lui ha fondato insieme ad altri ragazzi sannicandresi il gruppo 71015. Abbiamo il CD qui. Esatto, abbiamo qui il CD in radio. E i ragazzi hanno cominciato dei tour a livello locale e nazionale, e noi gli facciamo l'imbocca al lupo ovviamente per la loro carriera. E due parole vanno spese anche per Gioe Nazario, altro talento sannicandrese, che con la sua nuova esperienza musicale a Bologna ha inciso dei brani pop. E anche non va dimenticato Giuseppe Di Monte, che quest'anno ha inciso un brano, un videoclip, un nuovo singolo, Sulla pelle nei pensieri, che ha avuto un ottimo successo soprattutto nel Lazio. Infatti Giuseppe vive a Roma. E anche da citare anche il gruppo Mind Enemies, autori dell'album The Darkest Way e i GB Expansion, con il loro nuovo album Big Revolution. Passando invece all'arte, dobbiamo citare il nostro Vincenzo Bizzarri, che è veramente stato bravissimo nel 2013, riuscendo a vincere il Comic Jam di Firenze e aggiudicandosi una borsa di studio, un periodo di studio all'estero in America. Invece per quello che riguarda il ballo, colgo l'occasione per citare e salutare il mio amico Leo Bonfitto, che quest'anno è ritornato a calcare le scene dei concerti di Renato Zero. Leo è uno degli artisti sannicandresi più affermati a livello nazionale, l'abbiamo visto tante volte in televisione, insomma, ed è veramente affiancato Katia Ricciarelli, come dicevi tu, Renato Zero, un grande talento Leo è un orgoglio, un altro orgoglio grosso di Sannicandro. E anche lui facciamo gli auguri anche a lui per una carriera di successi. Per quello che riguarda i libri invece, Vincenzo, e poi siamo in chiusura. Sì, per i libri noi consigliamo ai nostri ascoltatori e ai nostri visitatori di una serie di libri sicuramente scritti dai nostri compaesani,
tra cui c'è il libro di Mario Ruscitto, Una vita a mani nude, quello di Raffaele Colucci, Sotto la palma, in Drandala di Mario Marsiglio. Poi c'è Povere di stelle di Giuseppe Cristino e infine Torre Mete Dintorni del grandissimo Emilio Panizio, che ha collaborato con noi al convegno e con una rubrica che potete trovare sul sito sannicandro.org. Sì. E invece dobbiamo ricordare proprio Ricordanze, i quattro volumi di Emanuele Petrucci. Adesso un ultimo brano musicale, poi ci ritroviamo per i saluti. I Queen con Another One Bust Dust. E siamo alla conclusione di quest'anno di notizie. Colgo l'occasione per salutare il presidente dell'Avers che ci saluta dalla chat. E quindi diciamo, per concludere, Pachi. Eh sì, noi vi ringraziamo per averci seguiti stasera e vi rimandiamo alla presentazione della nostra rivista, del nostro giornale in piazza il 4 novembre, il 5 gennaio, per la vendita della nostra rivista. E vi ricordiamo che un contributo di 2 euro, la nostra rivista è una rivista a colori, come potete, sì, chi ci segue in streaming può vederla, e all'interno troverete un inserto del calendario della differenziata di cui si è tanto parlato ultimamente. Sì, noi saremo solo in piazza domenica con un da radio che faremo, quindi sia gli auguri, venderemo il nostro giornale 2 euro, un'eventuale offerta libera. Un'eventuale offerta libera per sostenere la nostra associazione con tutte le nostre tutto quello che vi offriamo, in particolare con le app che da quest'anno abbiamo, grazie ai nostri sviluppatori, abbiamo le app di sannicandro.org per Android e per gli Apple. Sì, colgo l'occasione per salutare i miei collaboratori di questa sera, Pachi Caruso e Vincenzo Galasso. Buonasera a tutti. Alla regia tecnica Peppino Giordano, il presidente Piero Vocale, il nostro fotografo ufficiale Nazzaro Cruciano, poi c'è Nazzaro Giagnoli che non si sa ben che faccia, Vincenzo, scusate, che non si sa che ben faccia. E c'ha il pubblico non pagante con Concetta De Luca e Anna Concetta Giornetta. E ricordo un po' di indirizzi utili, ovviamente, per i contatti: info@sannicandro.org. Per ciò che riguarda tutti i social media, su Facebook siamo www.sannicandro.org, su Twitter sannicandrogarg, su Instagram anche sannicandrogarg, e poi c'è tutto il canale YouTube con Sannicandro Garganico, che è, diciamo, allacciato con Google Plus. Per quello che riguarda un anno di notizie, possiamo chiuderla qui. Un caro saluto da Domenico Maria Mascolo e alla prossima. Comprate la rivista.